Ma il Partito Democratico oggi ci ha detto chiaramente che in pratica bisogna sciogliere Fratelli d'Italia. Facciamo un passo indietro. Sabato scorso decine di migliaia di persone sono scese in piazza contro i provvedimenti del governo, contro il Green Pass. Migliaia di commercianti, artigiani, ristoratori, lavoratori, famiglie in piazza a protestare. Di questo però nessuno ha parlato, per colpa di gruppuscoli di violenti e delinquenti che hanno rovinato quelle manifestazioni con scontri con la polizia, violenze, con l'inaccettabile assalto alla sede della CGIL, alla quale ribadisco tutta la solidarietà mia e di Fratelli d'Italia, come abbiamo fatto andando anche fisicamente alla sede del sindacato. Nessuna indulgenza da parte nostra nei confronti di questi violenti che vanno identificati e perseguiti. Per la sinistra e i grandi media la questione è molto semplice: la violenza fascista. Basta condannare quella, abbiamo risolto tutto. Però le cose non sono così semplici. Ora togliamo ogni dubbio. Ferma condanna di Fratelli d'Italia ogni violenza di gruppi fascisti, neofascisti, parafascisti, postfascisti, criptofascisti, senza tentennamenti. Però poi proseguiamo. Ferma condanna di ogni gruppo violento che ha inquinato le manifestazioni di sabato, compresi i gruppi anarchici e dei centri sociali delle manifestazioni di Milano e Torino, quelli che il PD e la sinistra non sono mai riusciti a condannare. Oppure quelle violenze vanno bene? Perché se la violenza è violenza ed è sempre da condannare e da combattere, come pensiamo noi, allora ci aspettiamo che la sinistra accolga la nostra proposta di una manifestazione comune, magari non nel giorno del silenzio elettorale, contro ogni violenza, e di una mozione comune per prendere provvedimenti gravi nei confronti di tutte le organizzazioni che si siano rese responsabili di violenze e di devastazione. Se non lo fa, allora si capirà ancora una volta che non le interessa combattere la violenza, ma le interessa usare questi episodi per tornaconto personale, magari per risollevare le sorti dei candidati del PD nelle elezioni di domenica, o magari per distogliere l'attenzione dai continui scandali che riguardano la gestione delle risorse pubbliche in epoca Covid. E aggiungo, come è possibile che sia stato permesso a quattro imbecilli a Roma, Torino, Milano di far degenerare quelle manifestazioni pacifiche? Perché nessuno li ha fermati? Perché ancora una volta il Ministero dell'Interno era così impreparato? Anche questo fa arrabbiare parecchio, perché i disordini, guarda caso, sono stati utilissimi al governo e a demonizzare ulteriormente chi contesta il Green Pass. L'Italia però c'è passata in anni molto bui della sua storia, e proprio per questo le autorità dovrebbero essere molto attente a non prestare il fianco al benché minimo sospetto che le piazze vengano gestite con una qualche strategia politica. Perché tutta questa vicenda, una strategia sembra esserci: criminalizzare chiunque contesti il governo, chi è contro il Green Pass è fascista, anche se è un autonomo stalinista dei centri sociali, sia chiaro, eh? Così magari le persone per bene desistono dal manifestare, e criminalizzare l'unica opposizione al governo. Di punto in bianco, Fratelli d'Italia in questa campagna elettorale è diventato un pericoloso partito fascista. Guarda caso proprio mentre diventa il primo partito italiano. Guarda caso mentre rischia di vincere le elezioni comunali a Roma insieme al centrodestra. E poco importa che noi abbiamo ribadito ancora una volta che siamo contro ogni regime di destra e di sinistra di ieri e di oggi, e che dunque non c'è da parte nostra alcuna nostalgia del regime fascista. Poco importa che non ci sia alcun tipo di rapporto tra noi e Forza Nuova, né potrebbe mai esserci, visto che oltretutto sono molto più utile alla sinistra che alla destra. Poco importa che le nostre siano tutte battaglie di libertà, per la sinistra noi siamo il mostro. Qual è l'obiettivo di tutta questa strategia? Beh, ce lo spiega bene il vice segretario del PD Provenzano, in un tweet di oggi nel quale scrive con naturalezza: Giorgia Meloni è inevitabilmente fuori dall'arco democratico repubblicano, il che a norma di legge significa che anche noi, il primo partito italiano, andremo sciolti, magari con il voto a maggioranza di PD e 5 Stelle in Parlamento. Capito? Il primo partito italiano va sciolto perché lo ha deciso il PD. Questo è il gioco. Il gioco è: chi manifesta contro il governo è un delinquente, un fascista, e l'unica forza parlamentare di opposizione al governo è fuori dall'arco democratico e repubblicano. E il governo non può essere contestato né in piazza né in Parlamento.
come nei regimi, quei regimi contro i quali la sinistra dice di volerci difendere. E il segretario del PD Enrico Letta, che ogni giorno ci dispensa lezioni di ogni genere, ovviamente non prende le distanze dal suo vice con la stessa nettezza che chiede a noi ogni 3 minuti. È perché loro possono tutto. Ora io spero che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e chiunque abbia a cuore come noi la democrazia, prendano apertamente le distanze dalle pericolose parole del vice segretario del PD, ribadendo che l'Italia non sarà mai il regime che vuole la sinistra. E in ogni caso, Fratelli d'Italia non intende farsi intimidire. Continueremo a batterci a fianco degli italiani, sempre a testa alta, e come sempre saranno gli italiani a giudicarci e saranno gli italiani a dire se pensano che il pericolo per la democrazia siamo noi o piuttosto altri.